stato mossi il cronista a dire che le terre di Valistea sono benedette dai cristalli madre, la cui luce ha guidato i nostri antenati fuori dall'oscurità. Eppure, ciò che videro nella luce generò in loro la tentazione. Tentazione che continua ad attirarci nell'ombra dei cristalli. Così inizia il nostro viaggio. Presto farà giorno. Le truppe si stanno svegliando. Conoscete il bersaglio? La dominante di Shiva. E soltanto la dominante. Nessun altro? Allora che gusto c'è? Come facciamo a sapere che la ragazza sarà con loro? Quelli come noi non discutono gli ordini. Noi li eseguiamo. Vedi di ricordartelo. Mettiamoci al lavoro. Concentrati, Wyvern. La missione dipende soprattutto da te. Sì, sergente. Devi concentrarti, Wyvern. Non abbiamo molto tempo. Sta per scatenarsi l'inferno qui.
di muoversi. Appena in tempo. Sangue ferreo sono più bestie che uomini. Se continua così, non servirà la loro nuova dominante. Che c'è? Cancelli, presto! Muoversi! Che significa che vi rifiutate? Non avete giurato fedeltà alla nostra causa! Calma ora! Maresciallo, il re di Walud è nostro ospite. Avete la risposta di Sua Maestà. Mi chiedo perché ci abbiate convocati. Avete così poca fiducia nei vostri uomini? Mi pare che siano stati Dalmec a respingere i crociati nella battaglia dei Regni Gemelli. Dico bene? O forse mi sbaglio? Inoltre... il vostro dominante deve ancora schierarsi. E quando lo farà, i nostri cavalieri saranno d'ostacolo. Forse non l'avete sentito, ma ora i Sangue Ferreo hanno una dominante. Saremmo degli sciocchi a sottovalutarli. Fanculo i cavalieri. Che cosa hai detto? Se questa cittadella dovesse cadere... allora la capitale resterà scoperta. E dubito che i crociati attenderanno che i pedoni del re si schierino prima di avanzare oltre il confine. Quindi, resto solo io. Kupka! I Sangue Ferreo rimpiangeranno il giorno in cui hanno messo piede a Ciclonia. Ora basta giocare. Brutto sbruffone. Benedicta. Fa attenzione. Il leone fa forse attenzione cacciando la lepre.
O credi che sia io la lepre? No, amore mio. Sei un leone. Il mio leone. Un po' di gelo non mi spaventa, Benedicta. Ma mi servirà qualcuno per scaldarmi al mio ritorno. I fronti cedono. È la nostra occasione. Approfitteremo del caos. Svelti e letali? Come sempre. Guidaci tu. Fermi. Qualcosa non va. Si sono stancati di farsi massacrare. E guardate chi c'è ad accogliere il bastardo. Forza. Morire quei Wyvern! Muoviti! Thank you.
Rimanete lì! Wyvern! Wyvern! Te l'ho già detto! Non puoi permetterti di morire qui! Fratello... Vi arrendete? Beh, se non siete tagliato per diventare uno scudo, ci sono sempre le stalle. A meno che non crediate di poter difendere il vostro signore con le chiappe in quella porcelaia. Invece lui troverebbe un modo. Clive si occupa sempre di me. È vero. Forza, lo colpirai prima o poi. Non arrenderti! In guardia. Puoi certo deludere gli spettatori. Mi hai sconfitto. Ci ho messo un po' di tempo. Uno spettacolo degno di vostro padre. Siete un vero scudo della fiamma e nessuno può negarlo. Me compreso. Che avete da guardare? Al lavoro! Joshua, ero solo stanco. Le fiamme della Fenice sono un dono. Non sprecarle. Non è uno spreco. Gli scudi mi proteggono. Perché non dovrei... Ecco perché. Hai tossito anche stamattina. Non puoi stare all'aperto. Sto bene, è solo un raffreddore. Non esagerare. Sua grazia è tornata! Papà è qui! Vostra grazia, vi prego, questo non è un luogo adatto a voi. Sfiderei persino gli inferi stessi per vedere mio figlio. Signori, Rosaria vi ringrazia per la vostra instancabile lealtà. È un onore, vostra grazia. Viviamo per servire. Joshua, non dovresti stare all'aperto. Ne abbiamo discusso. Mi spiace. Buongiorno, madre.
Vieni, Joshua. Tuo padre ci sta aspettando. Lord Murdoch? Vostra grazia. Bel modo di trattare il sangue del proprio sangue. Lo so, non è colpa sua. Non tutti nascono come Fenice. Andiamo anche noi. Riposo, amici miei. Bentornato, padre. Grazie, Joshua. Tutto bene, spero. Sì, padre, mi sento meglio. Oggi Jill e io siamo andati a vedere Clive allenarsi. Oh, ma davvero? Buono, Thorgal. Giù, bello. Non ora. Diventerà un ottimo segugio. Padre. Sulla testa, ragazza. Certo, vostra grazia. Vostra grazia, la capitale gioisce del vostro ritorno. La guerra si avvicina, figliolo. Prepariamoci. La situazione è davvero così grave. Vieni a trovarmi dopo e ti spiegherò. Sì, padre. Vostra grazia. Scudi congedati! Thorgal! Pensi di andare, eh? Clive deve parlare con l'arciduca. Già. Come nuovo. Perdonatemi, Lord Marchese. Vi prego, non datevi pena per questo sfaticato. Inchinati, idiota! Ma io... Ti ho forse detto di parlare. Nessun problema. Davvero. Oh, ma non viziatelo. Stare al cospetto di vostra signoria è più di quanto possano meritare quelli come lui. Né l'impero né la repubblica si sognano di trattare i portatori con tanto riguardo. È fortunato a essere nel regno di vostro padre. Molto fortunato, e non manco di ricordarglielo neanche un giorno. Vi prego, alzatevi. In piedi. Confido che la sua fortuna non l'abbandoni. Certamente, se questo è il desiderio di vostra signoria. Cerca di non esagerare. Ricorda, sei al servizio del ducato.
Come tutti noi, mio signore. Come tutti noi. Su, andiamo allora. È ora di rimettersi al lavoro. Clive, io... Ti preoccupa la guerra? I soldati si aspettano aiuto dalla Fenice, ma non so se posso farlo. Sta tranquillo, Joshua. Ti guiderà nostro padre. E ci sono io a proteggerti. Sempre. Lo so. Grazie, Clive. Auguri. Avete richiesto la mia presenza? Vostra grazia. Ora smettila di leccarmi i piedi. Tua madre non è qui. Come se la cavano i territori? Molti sono sotto una coltre nera. In queste poche lune, la piaga ha avvolto le distese settentrionali. È solo questione di tempo, prima che varchi i confini. Per le fiamme. I rifugiati in fuga dalle terre morte occupano quasi tutti i letti della capitale. E anche se li mandassimo a sud, a Porto Isolde, ne arriverebbero altri. Ogni giorno perduto è un giorno più vicino al disastro. Dobbiamo muoverci ora. Contro il Regno di Ferro. Ci siamo scontrati con loro troppo a lungo. Chiuderemo la questione. Come minimo dobbiamo assicurarci il soffio di drago. Senza la benedizione del cristallo madre non possiamo difendere il regno dalla piaga. I sangue ferreo non cederanno presto. Sarà una dura lotta. Domani andremo a Porta Fenice. Lì ascolteremo le parole degli antenati, come tradizione vuole. Verrò con voi come scudo di Joshua. Voglio che tu faccia un'altra cosa prima. Rodney. Come saprete, sono stati avvistati uomini bestia del nord all'interno dei confini. Goblin nelle paludi della Bonaccia. Ho sentito delle voci, sì. Allora sapete già cosa bisogna fare. Vi assegnerò due uomini. Mentre noi viaggeremo a nord, vi recherete nella palude per setacciare e ripulire. E poi ci raggiungerete a Porta Fenice. È ora di dimostrare la tua forza. E di far tacere tua madre. Farò il mio dovere, padre. Questo è quanto. Ora riposa. Partiamo all'alba. Sì, padre.
quanto starai via stavolta? Non molto. 4 giorni. E porterai con te Joshua? Di certo non posso lasciarlo qui, o sbaglio? Il sangue dei Rosfield scorre nelle sue vene. Prima della guerra celebreremo il rito a Porta Fenice, è l'usanza. E lo sai. E solo il dominante accede all'apoditerio, quindi sì, porterò Joshua. Al diavolo le usanze! Il bambino è malato. Credi che non lo sappia? Però quel bambino è anche la Fenice. L'erede al trono. Tu non puoi tenerlo al sicuro per sempre. Elwin! Non preoccuparti. Clive lo proteggerà. Nonostante abbia solo 15 anni, è un soldato capace. Sarà un ottimo scudo. Vedi in lui più di quanto abbia visto la Fenice. È stato rifiutato, Elwin. Non c'è posto per i fallimenti in questa casata. Lui è inutile, è uno come tanti. Proprio come me, mia cara. Sciocchezze. Tu sei l'arciduca di Rosario. Ancora questa storia. Sai benissimo che siedo sul trono soltanto perché mio padre è morto prima del tempo. Sto solo scaldando il posto per lasciarlo a Joshua. Sei il figlio primogenito di tuo padre. E quindi siedi sul trono. È così che deve essere. Tu almeno non hai disonorato il nostro sangue nobile. Senza uomini come Clive a proteggerci, il tuo prezioso sangue nobile sarebbe già morto da tempo. Partiremo presto. Devo riposare. Ci siamo. Dimostra il tuo valore. Era un desiderio. Non sono più un bambino. Dovrei dormire. Giusto. Domani andrai con loro, non è vero? Sono lo scudo di Joshua. Ho giurato di proteggerlo. I rischi sono troppi per lui. Vorrei poterlo salvare da se stesso. Clive, tu... Ora ho anche un'altra missione. Mio padre mi ha assegnato il mio primo ordine. Beh, se non pregherai Metia per la tua incolumità, allora lo farò io per te. Ci sarà un'altra guerra, vero? Da quando sono qui, io ho dato per scontata la pace. E che la guerra tra le nazioni sarebbe stata l'ultima. Ma non finisce mai, non è vero? No. La prossima guerra sarà più grande. Ma te la caverai, giusto, Clive? Perché tu sei uno scudo di Rosaria, benedetto dalla Fenice. Fa freddo. Rientriamo.
mia signora. Buonanotte, Clive. Scusa, Ambrosia. Oggi niente caccia. Tranquillo, di sicuro andrai alla grande. Ci proverò. Buona fortuna! Amici, partiamo per Porta Fenice. Che la benedizione dei cristalli sia con noi. E protegga sempre la fiamma della Fenice! Sua grazia esce. Aprite i cancelli. Lord Rosfield, permettetemi. Lasciate che la conduca a Porta Fenice. Grazie. Pronti a partire, mio signore? Posso dire che è un onore prestare servizio al vostro fianco. Questo sarà più di un controllo. Se ci sono dei goblin, non se ne andranno spontaneamente. Gli uomini bestia sono feroci. È molto pericoloso sottovalutarli. E noi non lo faremo. Sir Wade, Sir Tyler, mettiamoci al lavoro. Con piacere, mio signore. Agli ordini. Alle paludi, allora. La benedizione dei cristalli sia con noi. Occhi aperti per quei goblin. Stando ai rapporti, sono in quest'area. Da qui in poi è tutta palude. Fate attenzione, signore. Come non farlo? Seguitemi. I rapporti non mentivano. Sì, proseguiamo. Forse ce ne sono altri. Eccone altri. Rosaria!
attenzione. Alcuni di loro utilizzano la magia. E non sono pochi. Non sarà uno scontro facile. Luridi schifosi. Siamo in trappola. Mio signore. Sto pensando. Quello è il capo. Prima però dobbiamo occuparci degli altri. Ce n'era un altro. In piedi, Sir Wade! Preparatevi! Si è trovato! Facciamola finita. State alla larga dalle sue fauci. Il soffio di qualcosa è peggio del suo morso. Ma dove va? Pallida idea. Un ultimo sforzo, mio signore. Preferirei farlo morire. Ah.
signore. Grazie. Chi l'avrebbe mai detto? Non bastava la presenza dei goblin qui. Ci mancavano i Marlboro. Chiederò a Sua Grazia di inviare un contingente. Se non li fermiamo qui, presto li avremo ai nostri cancelli. Dobbiamo muoverci. È meglio andarsene prima del tramonto. Se partiamo immediatamente, saremo a Porta Fenice prima di sera. Dannata piaga. All'improvviso, migliaia di occhi rossi. No, aspettate, il bello arriva adesso. Sua signoria, sfodera la spada. Il capo dei goblin fa per scappare, ma finisce dritto in bocca a un Marlboro. Altra birra! Altre storie! Bevete e festeggiate, ragazzi. Domani dobbiamo lavorare. Deve essere gratificante vedere il proprio allievo farsi una fama. Il giovane signore ha un futuro radioso. Già, una sera potrebbe persino degnarsi di unirsi a noi. Non stai bene? No, padre. Sono solo stanco. È stata una lunga giornata. Sono tutti pazzi di Clive. Sì. Tuo fratello sarà un ottimo scudo. Ne siamo orgogliosi. Padre... Ma perché il dominante nasce solo nella nostra famiglia? Non mi sembra giusto. L'uomo non vive senza la benedizione dei cristalli. E i cristalli si rivelano tramite l'uomo. Tu sei stato benedetto, Joshua. Benedetto come dominante. Hai in te il potere di un Aegon. La nostra famiglia deve condividere tale potere con il popolo. Questo è il nostro compito. Vieni, ragazzo, nella piana sgombra. Segui le fiamme, poi sorgi dall'ombra. Amici, più forte! Povera Jill, si starà chiedendo dove sei. E dovresti diventare un ottimo segugio.
Ecco dove eri finito. Che ci fai qua fuori? Non c'eri al banchetto. Durante i banchetti, noi scudi possiamo rilassarci e... Io non amo molto i dolci e la birra. Io invece detesto la verdura. Hai ucciso un Marlboro. Tutti tessevano le tue lodi. È una novità. Quando mi sono unito a loro, mi credevano un signorino viziato. Se non sapessi brandire una spada, sarei uno zimbello. Il primogenito fallito dell'arciduca. Sei tu quello in cui credono. Ti invidio. No, non è vero. Non credono in me. Credono nei poteri del dominante. Mio fratello la Fenice, signore della vita e della morte. Ma non è giusto. Dovevi essere tu. Non sono in grado di guidare il nostro popolo. Io non ho la forza. Ma tu ce l'hai. Ognuno ha il suo compito. Il nostro è stato deciso quando i nostri antenati hanno eletto il dominante come arciduca di Rosaria. Per assicurarsi che quando la nazione si troverà in difficoltà, la Fenice sorgerà dalle fiamme per trarci tutti in salvo. Il destino di Rosaria è in mano al dominante. È un fardello che devi portare. E che mi dici di te? Sono nato per essere il tuo scudo. Sono stato benedetto dalla Fenice per proteggere il nostro futuro sovrano a ogni costo. Per quanto sia difficile, non ti deluderò mai. Grazie, Clive, per prenderti sempre cura di me. Prima anche tu, però, devi prenderti cura di te stesso. D'accordo? È meglio rientrare. Si è fatto molto tardi. Notte, Torgal! Scorte dalla capitale. Ce ne avete messo? Avete assaggiato le merci, È davvero una fortuna che il nord sia pieno di mercanti che ci portano un po' di vino. Un barile lo diamo ai ragazzi in servizio. Ma che? Ingresso preso, capitano. Procediamo secondo il piano.
odore. Perdonate, principe. Sono io, Wade. Voi, non so se vi ricordate. Ricordo. Che succede? Siamo sotto attacco. Non so chi siano, ma hanno dato fuoco a mezzo castello. Devo portarvi al sicuro, Altezza. Molto bene. Sono pronto. Con me, Vostra Altezza. I nemici sono già dentro il castello. Temo di sì, Altezza. Dobbiamo sbrigarci. Stavano ridendo. È un abito di Sunbreak. Ma perché l'impero dovrebbe... Troviamo mio padre. Gravemente ferito. Lo salvo io. Vostra Altezza, io... Tranquillo, adesso andrà tutto bene. Li trattengo io. Vieni qui. Tyler, sei ferito. Sopravvivrò. Grazie a Sua Altezza. Vostra Grazia, Lord Murdoch. Hai salvato il giovane principe. Ben fatto, Sir Wade. Sono debitore, soldato. È un onore, Vostra Grazia. Dobbiamo andarcene. Andiamo al cancello posteriore. Stellan, tu Isag Elif. Che i venti ti guidino a Rosalith. L'arciduca e il dominante non devono fuggire. Trovateli. La porta nord è là. I Chocobo sono nelle stalle. Padre, prendete Joshua e mettetevi al sicuro. No, non me ne vado senza di te. Dovresti essere il mio scudo, ricordi? Lo so bene. Per questo devo trattenere i nemici mentre ti metti in salvo. Ordinerò alle forze rimaste di radunarsi al cancello. Andate. Farò il mio dovere. Anche tu devi fare il tuo. Io lo so. Tieni al sicuro nostro padre. Conto su di te, Joshua.
Maledizione. Che nessuno fugga. Ai vostri ordini. Occupatevi di quell'incantatore. Io terrò occupati gli altri. Quello era l'ultimo. State bene? Io sì, ma sono preoccupato per mio padre e Joshua. Meglio tornare. Vai, va tanto! Mi concedete questo ballo? È un dragone imperiale! E tu sei lo scudo benedetto dalla Fenice. E non ti salverà! Sta fermo, maledizione! Ora sto bene. Hai provato? Siete ferito? Sto bene. Dunque, hanno mandato i dragoni. Brutti vermi imperiali. Intendono davvero invaderci. Non ancora. Sono troppo pochi. Non puntavano a invaderci. Puntavano a ucciderci. Abbiamo finito. Ora torniamo da mio padre. Guardate, qui. Abbiamo consegnato queste fasce ieri, a Rosalith. Se erano già tra noi, ce ne saranno altri. Mio padre e Joshua sono in pericolo. Sbrighiamoci. Monta in sella. Thank you.
Grazie al cielo. Vostra Grazia, state bene? Per il momento. Andremo a Rosalith per i rinforzi. Mi servirà il tuo aiuto per scortare Joshua alla capitale. In sella, Joshua. Padre! Mi spiace, Vostra Grazia. Purtroppo non sarà possibile. Servi senza onore! State dietro, vi avverto! Corri, Joshua, corri! No! Traditori! Al senso! Uccide! Devi fare il tuo dovere. Tieni al sicuro nostro padre. Io dovevo. Clay, io. Conto su di te, Joshua. Fenice! Joshua! Lord Murdoch! Altezza! Joshua! Smettila! È fuori controllo! Devo fare qualcosa! Devo salvarlo! No, mio signore! State indietro! Clive! Grazie, Ambrosia. Mi hai salvato. Rimettila in piedi e scappa. Ti prego. Joshua, stai soffrendo. Non ora. Forza! Sei il suo scudo. Fai il tuo dovere! Salvalo! Mio signore! Del fuoco! Ma è impossibile! Chi sei?
Nargal. No! Fermati! Non osare toccare mio fratello! Aiutami! Aiutami, Clay! Joshua! Fermati! Fermati! Ho giurato che l'avrei protetto! Ti prego! Ti prego! Fermati! Ti ammazzo! Cazzo, lo giuro! Giuro che ti ammazzo! Prego, aiuto! Quel mostro ha combinato un disastro. Davvero un peccato per la Fenice, ma era inevitabile. Oh, condoglianze, Vostra Grazia. Possiamo fare qualcosa? Non siete soddisfatto, capitano? Joshua era tutto per me. E ora è morto. Spero solo che ci sia un posto per me nel mondo che sua radiosità vuole creare. Capisco. Vostra Grazia, guardate! Le macerie devono averlo protetto dalle fiamme. Lo facciamo prigioniero? Non c'è bisogno. Uccidilo. Fermo. Mio marito non smetteva mai di ripetere che è un ottimo soldato. Sono sicura che sarà una fantastica aggiunta alla prima linea imperiale. Ogni cosa al suo posto. Tiratelo su. Forza, ragazzo. Diventerai un soldato. Joshua.